prima giornata della Fondazione Comen qui a Piazza del Plebiscito. Come si può ben vedere, la giornata è dedicata naturalmente alla prevenzione, abbiamo uno spazio dedicato alla senologia, alla urologia, per la cura della tiroide, per il metabolismo, per la cardiologia, quindi chiunque voglia recarsi a Piazza del Plebiscito c'è naturalmente la possibilità di fare un accurato screening del proprio stato di salute. Ma andiamo a domandare alle persone addette a queste visite come sta andando la situazione. Siamo con la dottoressa Colao, abbiamo iniziato una nuova mattinata, una nuova avventura con questo screening gratuito, sappiamo, a Piazza del Plebiscito, Fondazione Comen, Race for the Cure. Com'è la situazione? Beh, da stamattina già abbiamo avuto un flusso enorme di cittadini che sono venuti per la prevenzione. Abbiamo dovuto anche fermare già un paio di ore fa l'accesso per la senologia perché c'era una folla veramente straboccante e ora riprenderemo alle 15. Sta andando molto bene, nel senso che ormai la città sa che si fa questa iniziativa, quindi probabilmente anche nella percezione che c'è un gruppo di medici specialisti a disposizione per questo evento è entrata nella conoscenza dei nostri cittadini, questo ci fa molto piacere. Perché è importante la prevenzione? Ecco. La prevenzione è fondamentale, io poi sono di estrazione sanitaria, di estrazione sono epidemiologo. È importante perché sicuramente prevenire sembrerà strano, però al di là che se è un aspetto epidemiologico, sanitario, è molto meglio per il paziente prevenire una malattia, ma adesso, visto che stiamo così in tema di ristrettezze economiche, scarse risorse, ovviamente poter prevenire in tempo utile una malattia significa anche a lungo termine risparmiare risorse e denaro. Siamo in compagnia della dottoressa Fumo, qui al Villaggio della Salute. Ci illustri un po' la giornata, l'affluenza che c'è stata? C'è stata una grande affluenza, soprattutto per la prevenzione al seno. Del resto la RES è proprio questo, un messaggio di prevenzione al seno. Quindi come vede abbiamo gli ambulatori pienissimi, si può riprendere con la telecamera. Da stamattina ci sono file interminabili sia per la mammografia che per l'ecografia. Questo le fa molto piacere perché, come ormai sanno tutti, è importantissima la prevenzione al seno nelle donne, perché basta, ecco, un semplice esame per scongiurare il terribile cancro che spesso devasta le donne, per cui noi invitiamo la popolazione sempre, non solo in questa occasione, che poi andiamo anche in altre piazze, abbiamo avuto anche altre esperienze, a fare prevenzione. E fino ad adesso i risultati? Nelle scorse manifestazioni abbiamo salvato diverse persone, con grande soddisfazione, e vorremmo salvarne sempre di più. Allora, siamo con la dottoressa Deborah Arpaia, che nello stand della prevenzione si sta occupando della compilazione di questi questionari. Di che cosa si parla in questo questionario? Quali sono le domande? Si articolano in diverse parti, una parte è legata all'anamnesi familiare, personale, titolo di studio, un'altra parte è l'anamnesi patologica, quindi le patologie che sono state presenti in passato per il paziente, poi l'anamnesi familiare, quindi le abitudini alimentari, sia in termini di tipologia di alimenti che in termini di frequenza con cui questi alimenti vengono consumati, e poi particolare attenzione all'alcol, alla dieta mediterranea, domande di ordine generale sulla frequenza dei pasti al giorno. Noi siamo Donne in Rosa e approfittiamo di questo momento per farci alcune visite di prevenzione. Visite di che tipo? Metabolismo per l'osteoporosi. Stamattina? Da stamattina alle 9. Alle 9. Quali prenotazioni state raccogliendo? La maggior parte sono per la senologia, più di 300. Voi siete volontari, giusto ragazzi? Perché lo fate? Vabbè, è sempre una buona causa fare questo che stiamo facendo comunque. E poi se c'è da dare una mano non ci sono problemi. Con un volontario, Ciro, e di cosa ti occupi tu principalmente qui? Io lavoro per il Dipartimento di Endocrinologia ed Oncologia Molecolare e Clinica. Personalmente collaboro nell'ambulatorio di andrologia, difatti assieme al dottor Papa e al dottor Localzo ci occupiamo soprattutto della prevenzione andrologica, in quanto infertilità, in quanto una prevenzione per quanto riguarda patologie neoplastiche a livello del testicolo stesso. Devo dire che ci possiamo ritenere molto soddisfatti per la giornata. L'affluenza devo dire che è stata una buona affluenza.
influenza. Rispetto agli altri anni abbiamo anche esperienze di anni precedenti e sapevamo che comunque la cosa andava a colpire la sensibilità delle persone, soprattutto delle donne, perché noi ci occupiamo degli uomini, però abbiamo visto prettamente ovviamente un'affluenza femminile, visto che la manifestazione in particolare è rivolta a pubblico femminile come prevenzione per il carcinoma mammario. E oggi possiamo dire che finalmente è arrivato a tutti che prevenire è meglio che curare.